in cui dovevo tumulare il compariello di mio padre, perché tra compari, e si creava, il compare era una specie di parente acquisito. I rapporti che si stabilivano tra compari erano rapporti di affetto e anche di legame morale. Infatti lui era il compare di suo padre e lui se lo ricorda. Poi il figlio della mala femmina, riferimento alla madre e la mala femmina, perché la mentalità collettiva, ecco, non ha apprezzato il suo operato, quindi lei è condannata dalla comunità, alla quale col mio debole e rozzo scritto chiamo a vedere suo figlio, ecco, la chiama mala femmina, ma poi dice vieni a vedere tuo figlio, tu racconta quello che avevi fatto. Quindi, ma in effetti il discorso diretto è adesso mala femmina, vieni a vedere il tuo figlio. Quindi la responsabilità di questo destino di quell'uomo è fatta ricadere su questa vicenda familiare, eccetera. Appena, ecco, appena fatto giorno, prendemmo nuovamente a contemplare il cadavere, ecco, lo continuano, spunta il sole e loro guardano il cadavere. Non lo metto nella fossa frettolosamente, no, si fermano a guardarlo. Egli dormiva perfettamente, è molto bello questo, molta tenerezza. Il morto, dire del morto, egli dormiva, dormiva, come se lui non, per lui non fosse morto, dormiva perfettamente. Lo prendemmo bello bello e lo ponemmo all'impiedi, si reggeva perfettamente. A questo punto lui fa un discorso, un breve discorso da Dio. Cammina Giovannino, cammina meco, cammina con me, all'ultima baronia. La baronia, sapete cosa è, vero? Il luogo dove, dove lui era cresciuto e nato, eccetera. Cammina all'ultima baronia, la tua fortuna è bella e assicurata, hai morto, ecco, è antifrastico, si dice tecnicamente, cioè è come se dicesse hai finito di soffrire, questo è. Non temere più, tutto hai pagato. Sei debiti sulla coscienza, debiti di sangue adesso. Tu hai pagato col tuo sacrificio, perché ti hanno ucciso, quindi hai pagato, ecco. Vi resta soltanto, ecco, qui è bellissimo, vi resta, dice, usa il vi, io traduco, ti resta soltanto il debito con la madre antica, la morte, ecco. Vieni da essa, la quale pietosamente vi aspetta, ecco. Questo è un imbrigante, ecco. Bisognerebbe fare una raccolta di queste sequenze per dire, per fare capire che questi uomini erano veramente uomini, ecco, e che questa guerra è stata la più scellerata delle guerre, e noi non abbiamo, non dovremmo avere il gusto di schierarci da una parte o dall'altra, al limite possiamo anche schierarci da una parte o dall'altra, perché la politica è un viso maledetto degli italiani, però dobbiamo sapere come sono andate veramente le cose.